Buonasera a tutti dall'Hokusai Bar. Hokusai Bar, siamo già il 18 luglio, anche questo compleanno ce lo siamo levato dai coglomberi, e quindi siamo a 56 anni, e non garantisco per 57. Mi hanno fatto poi anche i colleghi, io speravo di passare sotto traccia la cosa, ma qualche collega si è ricordato anche il mio compleanno, quindi mi hanno fatto tutti gli auguri, e che io ho detto, ma insomma, ho detto non ci sperate, perché insomma mi hanno risposto che ci sono sei prime l'anno prossimo e che non posso abbandonare questa valle di lacrime prima di, capito, il mio, la valle di lacrime, so già 56 anni che sono nella valle di lacrime, insomma anche basta, nel senso che vorrei nella valle di, non lo so, la valle del paradiso musulmano con le uri, il miele, il vino, tutte quelle cose molto simpatiche e divertenti. Non so quante vergini mi aspettano, ma io poi non ci tengo troppe donne, insomma. Ma anche una ne basta, ma anche forse anche troppa, insomma, sto un po' da solo. E un po' di fumetti, magari. Sì, non so se il paradiso tengono fumetti, forse edicole, ci sono edicole. Il paradiso è pieno di edicole dove i fumetti costano 200 lire a copia, anzi, te li danno, te li tirano proprio dietro. E stiamo parlando di Thor, quindi non sono Thor che Roy Thomas qui è del 359, no, questo è il 359, ma siamo al 382, che è l'uscita del 17 con 16 luglio. Tower cronologica, sapete, come ho già detto, ripeto in tutte le mie recensioni, perché parlo di Tower? Perché non ho altro di cui parlare, quindi no, veramente non ne dico, neanche quelle poche non arrivano neanche più le novità, nel senso, vabbè. Firenze ormai è una terra abbandonata a se stessa, non arrivano neanche più i numeri nuovi di Dylan Dog, non arrivano niente. Va bene così, io risparmio un sacco di soldi, anche perché questo comunque mi è costato 8,90 euro, quindi non è che è proprio stato. Qui continua la saga dei celestiali, mi sembra di Roy Thomas, ma qui Roy Thomas ha abbandonato, e le saghe, per non dire le cose, insomma, continuano con Grunwald e Ralph Macchio, e poi ci sarà anche Doug Mensch, insomma, che sarà sceneggiatore, e poi abbiamo anche un giovanissimo, nella sua prima apparizione della Marvel. Di chi potrebbe parlare? No, questi sono, guardate comunque belle queste tavole. No, c'è anche un numero con un giovanissimo, e non lo trovo, eh. Non lo trovo perché non riesco a. Con un giovanissimo Rick Leonardi, che era di origine italo-americana, che fa il suo ingresso. Forse se avesse questa col prete. Rick Leonardi, sì, la storia con il prete. Vedete la sua prima, praticamente, apparizione sulla Marvel. Il disegno è ancora un po' incerto, un po' così, insomma. Niente di. Mi fanno sempre gli auguri, ma ormai sono scaduti il tempo, è scaduto il tempo, è scaduto il tempo, è scaduto il tempo. Sono già mezzanotte e 5, quindi è scaduto il tempo per farmi gli auguri. Benissimo. No, dovete aspettare un altro anno per farmi gli auguri. A questo punto ci vuole un anno. No, ma io poi non. No, ringrazio anche il succursale che mi ha fatto gli auguri. Non è che io andassi in cerca, parlando di se stessi, tendenzialmente io parlo poco di fumetti e molto di me stesso, quindi. No, dice, quindi facendo il lavoro per cui vengo pagato, qui vedete un Rick Leonardi, insomma, si vede che è ancora un po' alle prime armi. Poi sì, credo che abbia fatto anche il costume dell'uomo ragno nero, quello, vabbè, insomma, qui è un prete. Tra l'altro, dicevo, non sono numeri imperdibili, ce li potremmo anche perdere. A parte a me Thor piace, c'è tutta la, sapete, con tutti i celestiali era andata avanti un po' il pippone metafisico di Roy Thomas, in cui appunto tutti gli dèi dell'Olimpo, c'è stata una sorta di congrega. Pensa se questo qui cade in mano a un ateo, che succede? Impazzisce! C'è addirittura un'alleanza tra Thor e un prete cattolico, quindi se il prete gli appare Thor,
Ho un dubbio, io come mi appare Tocio? C'è qualcosa che non mi torna. Non ti preoccupare, sono venuto io, ma siamo tutti colleghi, siamo tutti lì nella stessa combricola. Cioè, questo è un numero che se lo date in mano a un altro impazzisce, cioè, va fuori di testa perché ci sono tutti gli dei indiani, celesti, gli dei egizi, perché poi prosegue con Grunwald. Farò un video breve perché sono un po' stanco, sono andato. Vabbè, sono festeggiato, nel senso mi hanno fatto festeggiare. Io non tenderei a non festeggiare. Mi hanno fatto anche un regalo, un portafoglio nuovo, che il problema è che non ho i soldi da metterci dentro. E come regalo? Facciamo questa battuta, un preservativo a un eunuco, insomma. Battuta è greve in Chianti. Perché veramente il portafoglio meno, sì, può essere, cioè, può fare il suo effetto, nel senso che il ladro lo vede, oh, questo c'è un portafoglio, bello, dentro c'è niente. No, la carta di Indirinda, come diceva Pappagone, il cane abbaia, anche a mezzanotte, il cane abbaia a mezzanotte, a tutte le ore. Comunque continua la saga dei celestiali perché ovviamente finisce che scopriamo che sono tutti morti. C'è una resurrezione ovviamente che rimanda a Gesù Cristo. La madre si scopre che Thor è figlio di Gea, della dea Terra, e quindi che Odino ha avuto, insomma, tutto. Poi c'è tutta la. Cioè, ovviamente Thor si rimanda alla mitologia nordica, ma è il dottor Blake che col bastoncino. Infatti, nell'ultima parte di questo video ritorna col bastoncino a fare il dottore sulla Terra. Mi sono un po' rotto gli scavi. Gli dèi sono belli, Asgard è bella, però. Non ci vivrei, ecco, Thor è di questa cosa. Asgard è bella, ma non ci vivrei. Questa è la sua filosofia. E vuole fare il dottore sulla Terra, dove incontra personaggi sempre più strani e ovviamente causa nei suoi scontri la morte di alcune persone. Mentre Baldr, che è quello lì, viene circuito da Carnilla. Carnillo, Carnilla? Carnilla, Carnilla, insomma, tutta la saga, no, perché ogni tanto cambiano, ogni sceneggiatore poi ci mette, si scopre che Thor è figlio di Freya, Fregga, Fridda, 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 c'è tutta la mitologia nordica, naturalmente ci sono varie Ledda, no, Ledda, insomma, varie narrazioni alto medievali, fatte da monaci islandesi o danesi che mettevano per iscritto i miti degli antichi dei, prima che questi spariscono. Quindi poi comunque Thor è un dio che si è trasformato in supereroe. Questa cosa che, penso questa cosa, questa scena Thor con la croce che salva il prete, insomma, è bellissima. Questa è la storia di Doug Mensch, che è uno sceneggiatore un po' obliato, ma non, secondo me ingiustamente, non bisogna obliare gli sceneggiatori bravi. E no, vi lascio velocemente, faccio un video molto veloce stasera, sono un po' stanco, quindi non. Vabbè, sono varie cose che mi sono accadute tra il mio compleanno, poi, che per fortuna capita una volta all'anno. Tra l'altro oggi è stato l'anniversario della fucilazione Zar Nicola II, no, quindi. Evento tristissimo, io sono andato al ristorante indiano, il ristorante indiano, e questo si manda, quando ho visto questo mi sento, guarda, ristorante indiano, Shiva, Brahma, Vishnu, ci sono tutti gli dèi, cioè, ci hanno messo un po' tutti gli dèi, quindi questo, se siete atei, non religiosi, non comprate questo volume, vi potrebbe creare degli incubi terribili, perché avete tutti gli dèi indiani, cinesi, i cani, gli dei canini anche, eccetera eccetera, che li potrebbero, comunque sono storie non imperdibili, ecco, nel senso che se ne può fare anche a meno, però a me Thor piace, nel senso che in quest'ultima parte ovviamente Thor riscopre il suo lato umano con vari, tra l'altro un bancario che riesce a trasformare le figure geometriche, cioè, le storie, anche queste, secondo me, nate sotto influenze piuttosto di sostanze strane,
Perché questa storia, beh, a parte, vabbè, Thor risuscita tutti gli dèi, no? Perché Thor va, che la prima storia è che Thor, che ha un pezzetto di immortalità, tutti gli dèi di tutti gli Olimpi, i Greci, gli Egizi, c'è questo ammasso di dèi. Gli unici che si rifiutano sono gli indiani. Gli indiani non te danno niente, non te danno niente, quindi Thor si deve scontrare con Shiva. Sembra storia veramente al limite dell'uso di sostanze piuttosto. Ci si chiede, ma Gruvel e Macchio, quando scrivono queste storie, avevano avuto l'antidoping? E poi una storia con un banchiere che trasforma le figure geometriche, cioè che lui è un bancario, però la sua passione sono le figure geometriche. Sembra una cazzata, sto di, ma è proprio fumetto che è così. Sembra che sto di te. Quindi io mi ci trovo in queste storie, quindi. E mi ci trovo perché sono storie di persone che hanno avuto problemi. Io, Grunwald e quell'altro, secondo me, e Macchio, secondo me, prima di fare particolare storia, non so cosa facessero. Ecco. Ho dei sospetti, però non vorrei approfondirli perché non sono un dio e quindi no. Quindi il bancario che trasforma le figure geometriche in boh. In cose, vabbè, cioè è il villain più strano. Cioè, questo è stato fatto sotto, cioè sotto uso, sotto influenza di sostanze strane. Secondo me, la Coca-Cola, la Pepsi Cola, sono eccessi di bevute di Pepsi Cola creano questi fumetti. Che poi direte, poi va a migliorare, ma insomma, mica tanto perché insomma, vabbè. Tra l'altro c'è la fidanzata di Thor che abbandona Asgard, che era poi l'ex infermiera che poi è morta, risorta. La saga di Thor è seguirla, c'è poi questa Thor che aiuta il prete e al prete gli appare Thor, cioè tu vai in chiesa, preghi e ti appare Thor. Oh cavolo, sembra lo sketch, io ho sbagliato qualcosa. Cioè tu sei io, zomba, dici, e ti appare Thor. Oh cavolo. Ma quello c'ha il martello, ma deve apparire uno con la croce. Cioè, il prete, infatti, gli aveva un dubbio: ma te sei Thor? Che c'è stato? Dice: non ti preoccupare, siamo tutti affratellati, cioè siamo la confraternita degli dèi. Cioè, poi no. Gli sceneggiatori non si sono neanche posti monoteismo e politeismo, loro sono tutta la combriccola. Nel club ci possono stare tutti, ecco, anche dal dio della zucca. Non ci sono gli dèi etruschi, questo è un po' rattristato, questo, sempre gli dèi etruschi sono un po' sfigati, forse gli dèi aztechi, no, ci sono quelli inca, forse quelli esquimesi mancano, ecco, una grave mancanza, e dopo questa, vedo un po' delirante, c'è il costo 3,90, prossimo numero, martedì prossimo, i Defenders, i difensori che abbiamo ovviamente Hulk, e Devil, questo deve essere un ottolone, ma non sono sicuro. Qui abbiamo la fine delle tavole. Ah sì, tavole. Guida il colore di George Russo. Ovviamente le tavole andavano colorate, nel senso che, come sapete, come, non è che vi sto a spiegare, il fumetto veniva disegnato, poi inchiostrato e poi anche colorato. Senso che era. Qui vedete la risurrezione di Thor, tra l'altro vediamo Thor con i capezzoli, io non ho mai visto Thor con i capezzoli, no, okay. Cioè Thor con i capezzoli fa un po' impressione, ecco, non ho mai visto, credo. Risorge Thor e fa risorgere tutti gli dèi, poi 12 dèi vengono presi dai celestiali, ma questo, cioè la storia che poi non. Credo che certe storie della Marvel non vadano capite, nel senso vanno accettate come articolo di fede. Quindi se avete degli amici atei, non fate leggere Thor di Roy Thomas, ma neanche Warlock, che dovrebbe essere. No, Warlock forse sì, se sei ateo sì. Comunque fra le prossime uscite fino a tutto agosto, a questo punto abbiamo l'usciteria completa, 23 luglio Defenders, 30 luglio di Iron Man, Fantastici 4, Hulk, Avenger e Spider, non so, vabbè, insomma, non di tutti questi a me Thor piace molto perché poi vabbè,
piace, insomma, ognuno ha le sue simpatie. No, non che non mi piacciono i Fantastici 4, gli Avengers Defenders, sì, vabbè, nel senso che non è che fossero storie a volte. Scusate, mi sta prendendo un piede, ho i calzoni corti che non vedete, sì, che Firenze non è, anche di sera fa caldo bestia. Vi saluterei se chiuderei con questo nuovo tormentone che mi sono inventato. O come usare i bar, chiudi il gas e vieni via, nel senso che a questo punto chiudo il gas e vado via. Vado a letto che è mezzanotte e mezzo, credo, secondo i miei calcoli, ho fatto dei calcoli. Tra l'altro devo leggere un sacco di cose, vabbè, ho comprato questa nuova rivista, me l'hanno regalata, National Magazine, maggio 1959. Pensate, questo magazine fu pubblicato quando, tra l'altro, qui abbiamo due gemelli. Bellissima questa rivista. La Normandia nel 59, ragazzi. Questo è il mondo che abbiamo perso. Il mondo di merda in cui viviamo è quello in cui ci stiamo. Perché noi non abbiamo idea del mondo che abbiamo perso. Perché se avessimo idea del mondo che abbiamo perso, un po' ci daremmo le martellate sui coglomberi, perché tanta roba abbiamo perso, eh. Abbiamo perso il mondo contadino, questo lo diceva anche Pasolini, tanto per citare uno che, insomma, ma neanche solo il mondo contadino, tutte le tradizioni, cioè ogni popolo, ogni paese aveva i suoi costumi, i suoi colori locali, cioè andavi, questo è un contadino normale, cioè vedete che ogni paese aveva conservato un po' del suo colore locale. Oggi tutto questo è sparito in un... Cioè, noi andiamo a vedere il concerto di Taylor Swift, vabbè, è tutto un magma in insulso e insulsaccio. E quindi, vabbè, Thor, comunque Thor, 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 con questa mia, comunque Thor, Thor, Okusai bar, chiudi il gas e vieni via.